Bentrovati, Susanna Camusso è già segretaria generale della CGIL fino al 2019, adesso è responsabile per le politiche internazionali della CGIL e anche per le politiche di genere. Bentrovato Enrico Letta, parlamentare, ministro, presidente del Consiglio, ora preside della Scuola Affari Internazionali di Parigi, da sempre con l'Europa nel cuore. E anche con i giovani, visto che dal 2015 ha creato anche una scuola di politiche giovanili qui a Roma. Oggi prendiamo come pretesto questo libro che è uscito oggi, Lavorare una parola, dove avete scritto un saggio e letta la prefazione. Ecco, lavoro, lavoro. La crisi sanitaria si è trasformata in una crisi economica, tutti i dati ci dicono che siamo in un'emergenza. Molti temono in autunno che si trasformi anche in crisi sociale, insomma, con milioni e milioni di cittadini colpiti e con posti di lavoro a rischio. Ecco, Letta, io comincerei un attimo con te perché nella prefazione tu avverti questo rischio drammatico per il nostro paese. Sì, questo libro era stato pensato prima della pandemia. È stato pensato perché c'è naturalmente stato quest'anno un anniversario molto particolare, 50 anni dello Statuto dei lavoratori. È un momento nel quale fare un pensiero profondo su che cosa è cambiato nel mondo e nel nostro paese. E poi quando è successo quello che è successo, ci si è resi conto che gli argomenti, i motivi per i quali questo libro era stato pubblicato, stato pensato un libro a più mani con molti importantissimi e molto autorevoli scrittori che hanno messo la loro firma su pagine molto belle di questo volume. Si è capito che quegli stessi temi erano stressati fino all'inverosimile da quello che stava succedendo e che soprattutto. L'ho voluto mettere subito nella prima frase del libro e della mia introduzione, della mia prefazione, e soprattutto che il modo col quale all'inizio si era affrontata la pandemia, con l'idea che la pandemia, essendo un virus, non guarda in faccia al portafoglio di nessuno e quindi colpisce tutti e quindi è una livella, era una chiave di lettura totalmente sbagliata con la quale affrontare quanto stava capitando, perché in verità è successo esattamente l'opposto. La crisi, la pandemia, evidentemente a chi è stato toccato dalla malattia, sono state toccate persone di tutte le fasce sociali e purtroppo i morti che il nostro paese ha contato sono di tutte le fasce sociali, ma il modo di resistere alla crisi sia per la parte sanitaria, ma anche e soprattutto per la recessione che è legata alla pandemia, ha visto esattamente l'opposto, cioè il nostro paese ha visto e sta vedendo una crescita delle disuguaglianze spaventosa e io credo che questo debba essere da molto di più di quanto non lo era prima la questione chiave sulla quale lavorare tutti. Non è una questione solo italiana, tocca tutti. Basta vedere quello che è successo negli Stati Uniti, il paese. Abbiamo tutti in testa la prima pagina del New York Times in cui con un'idea veramente geniale la redazione di quel giornale mise il grafico nella prima pagina con la sequenza storica delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e con quella cifra legata al mese di marzo e di aprile. Che non ci stava nella pagina rispetto, diciamo, al paragone fatto con le sequenze del passato. Succede negli Stati Uniti e da noi la situazione in Europa è ovviamente una situazione che ha qualche margine in più di assorbimento nella prima fase, grazie agli ammortizzatori sociali che abbiamo e grazie a un welfare del quale dobbiamo essere orgogliosi rispetto a tante altre parti del mondo. Ma questo vuole semplicemente dire che per tanti versi si ritarda l'esplosione di un problema e noi abbiamo davanti oggi un'unica vera priorità, che è quella di intervenire rapidamente e di prevenire quel disastro sociale che succederà. Credo che questo sia anche il senso e il motivo per il quale è bene che questo libro sia uscito adesso, che sia un grande campanello d'allarme
e possa aiutare il nostro paese, soprattutto in questo momento in cui le parti sociali saranno protagoniste, ascoltate dalla politica e forse con la politica che capirà gli errori fatti in questi ultimi 5 anni, quando le parti sociali sono state messe tutte in un angolo, e capire che invece oggi si esce più forti dalla crisi se si ha una rete di rappresentanza economica e sociale forte, e siccome il nostro paese ce l'ha, bisogna che sia protagonista.